Combateremos, demos per sempre sparita. Tu con me, tu con me. Todo col coronavirus. Contra el coronavirus. Muy bien, Bea. Contra. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es una torta y les vamos a dar nuestros ingredientes italianos de cómo hacer estas tortinas al chocolate. Vedete. ¿Cuáles son los ingredientes? Son 250 gramos de harina integral, 100 gramos de azúcar de caña, también integral, digamos, la rústica, un pizzichino de sal, dos de uova. Yemas de huevo, turlo de uova, y 200 gramos de burro, pero tiepido, ok, morbido. De manteca blandita, tibia, así que ahí vamos. Comincia con esta misión, dai, mamá. Hacemos un huequito en la harina y vamos a versar huevos, sí, huevos y con las manitos, sin romper el huequito, con las manitos. Huevos. Vamos, huevos, rompa los huevos. Ay, macho yo. Muy esquivo, bien. Esquivo. Ma, sí. Es un esquivo tremendo. No, no, tenés que mezclar uniendo esto. Quindi devo porre togliere il vulcano. Lo devo proprio rompere. Ahora el azúcar. Devo tenés romper que romper el volcanito, sí, lo tenemos que romper. ¿Così? Sí, muy bien, mezclando bien. Mamma, devo fare io, così tu mi fai fare tutto male. Ok. Otro poco, vamos. I pezzettoni liberi no, perché quelli non riesco a acchiacciarli molto. Cuidado, che va il burro. Ah! Es una misión imposible. Non è vero. Achu, 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 achu. Devo prendere farina e metterlo qua sopra. Brava, un pizzico di sale. Perché questo sarà un dolce, proprio salato. No, come un dolce salato, no? Sì, perché con lo zucchero è un dolce salato. A ver, amor, impastiamo bene. Vale che... Oh, la mamma... se nos caen los ingredientes, se nos cae il libro della ricetta. Che non sporcarmi troppo le mani di burro. Ecco, ale ale, ecco ale. Il nostro vulcano terminato. Togliamo tutto qua, della forchetta. Sì, la forchetta, toglila, toglila. Che pasticcio, mio amor, va. Oh. Pasticcio. Vai, vai, vai. Pasticcio. Sì, no, mi sto sporcando completamente le mani. No, no. Sto diventando buco bianco. Continuiamo? Continuamos. Con este film dovremo rivolgere la nostra pallina, così non ci appiccicheremo più. A volte, envolverla. La pelotita, después de todo el lío que hemos hecho, nos salió una pelotita que tenemos que poner por 30 minutos en la heladera. 30 minuti al frigo. Vai. Che vuoi fare? Avvolgela, avvolgela tutta, pure di sotto. Brava, tutta, tutta, tutta. È pronta la nostra pallina? Deve essere ben chiusa. Io sono un'esperta di chiusura. Brava. Ed ecco qua la nostra pallina. Sembra un dolce così. Hanno 10 minuti perché finisca la nostra pastina e poi con queste formine poi dobbiamo fare così col mattarello. Frim, fum, 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 fa. E così faremo. Muy bien. E così era nel mondo del fatto. Vabbè, okay. C'era cioccolato a volontà. Ci sono voluti così tanti minuti che adesso è già finito. Ok, los 30 minuti già. I 30 minuti sono già passati. E che tenevo che sarà ora? Adesso dobbiamo impastare, ma prima dobbiamo fare così, avvolgerlo, capito? E almeno così vedrete il risultato delle nostre formine. Eccole qua. Stiamo impastando. Ok, qua, se nos hizo un huequito. Un po' dura. Problema de percorso. Y ahora aplastamos un poquito acá y empezamos a ver cuántas forminas tenemos para trabajar.
Dobbiamo proprio contarle e metterci altra farina qua sopra. Ok. Gira. Va. Mamma, dobbiamo metterci qua la farina. Che stiamo facendo, no? Però vanno a salire ricche, questo è lo più importante. Guarda. Quindi con queste formine faremo così, guardate. Ok. È però... bellissimo e poi lo dobbiamo togliere leggermente. Muy bien. Così. Ecco, balleno qua, vicino. Qua. Anzi, lo facciamo qua perché le dobbiamo mettere una proprio sopra l'altra e questa è la mia prima formina, ancora la devo fare, vabbè. Ok. Aiuto! Muy bien. Continueremo hasta ponerlos en el... Però ne facciamo altri di questi due, ne claro. Facciamo tanti. Bueno, seguimos trabajando y ya venimos. Ecco. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco i nostri biscottini. Questa è una torta per mio fratello. Lo sapete come si chiama? Si chiama Francesco. E a me piace lui perché mi fa ridere, mi fa giocare. Soltanto con Mascalzone, perché non manco rispetta queste regole. Lui si dà baci con i suoi amici, esce fuori per nessun motivo. Non lo fa più adesso, vero? Speriamo di no. Adesso non lo fa più, però non rispetta ancora le regole perché manco si lavava le mani. Hai che rispettare le regole, no? Come rispettare? Lavare le mani, aci, 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 aci. Muy bien. Aci, 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 aci. Bueno, y ahora con los bizcochitos hemos puesto el horno a 200 grados. Y en 10 minutos van a estar listos. Ahora vamos a hacer la crema que le vamos a poner arriba. ¿Ok? Adesso devo soltanto prendere con tutte quelle. Faremo una spettacolare. Aspettatevi! Mettere la panna sul cioccolato, così faremo il cioccolato fondente. Porque esto es la crema que vamos a ponerle a los bizcochitos. Sí, sí. Empezar a revolver. Vi faccio vedere con cosa. La nostra idea era questo, mio papà l'ha comprato perché gli era venuta l'idea di decorarle! E ci stanno tanti monti di tappeti. Sì, después los elegimos. Ahora, vea, tenés que revolver perché già sta la panna. Quindi, vamos. Guardate come dobbiamo rivolvere. Facciamo così, lo dobbiamo mettere proprio tutto. Invece se non avete il cioccolato, se non avete il cioccolato fondente, mettete il cioccolato che piace ai bambini, se volete. Claro, che è il cioccolato con leche, no? Infatti. Al latte, cioccolato al latte. Este tiene il cioccolato fondente. Perché è fondente? Bueno, e se allora... non avete la panna o qualcos'altro... Mamma, con questo con cosa hai fatto? Perdon, se non tienen la panna, che le pueden poner? Li possono mettere del latte. Latte con del burro. Me parece che vos te estás inventando una receta nueva che nosotros no está acá en esta receta oficial. Pero lo que sí tenemos que contar es que esta recetita de la crema... Vedete, está diventando molto, molto chiaro per merito di mia mamma che l'ha cucinato bellissimo. Adesso faremo dei biscotti meravigliosi. Non sapete quando saranno buoni. Poi facciamo fatti in casa per voi. Claro, claro. Mira, vea. Ora questo lo vamos a llevar un ratito all'heladera para que tome consistencia y después vamos a llenar tu piquito decorador. Ed ecco il bambino. Non metas la boca ahí porque es para cocinar. Mamma. Mamma dovrà riempire tutto questo di crema. Pasticcera, cioccolato, e poi farò. Ok. Perché questo lo dovrà. E los bizcochos che están prontos? Sono questi qua, vedete? Quadrifoglio, fiore, fiore. La crema la dejamos un ratito in heladera. Funghetto! Mi amor? Mira, a la crema la dejamos un ratito in heladera, vero? Sì. Sí. ¿Te querés comer esto? No. Vamos a poner nada más que un poquito para probar. Televisión, ¿verdad? Estamos ya decorando. Hermoso, mamá mía, qué diseño. Quedó igual que en el libro prácticamente.
Ahora nos falta solamente terminar todos los bizcochitos sin ensuciar el plato porque no tiene sentido. ¿Y qué hacemos después? La presentación. ¡Benedetta! Fatto en casa per te. Según vos, ¿cómo nos salieron? Si sono saliti uguali a quelli del libro. Algunas cositas un poco diferentes, pero no está nada mal, nada mal. Brava Beatrice, auguri. Y ahora vamos a tomar el té.